3 all'ordine del giorno, che è estinzione anticipata mutuo di euro 497.374, concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti. Do la parola all'assessore Stringaro. Grazie Presidente. Con questa delibera portiamo la proposta di estinzione anticipata di un mutuo che è stato concesso al Comune di Settimo Milanese nel luglio del 2006 dalla Cassa Depositi e Prestiti per un ammontare di poco più di 497 mila euro. L'estinzione di questo mutuo era uno degli obiettivi del 2015, infatti l'avevo illustrato in sede di presentazione del bilancio e poi del bilancio di previsione, ne avevamo poi parlato nelle due commissioni che erano susseguite alla presentazione del bilancio, prima ovviamente dell'approvazione dello stesso. Ai sensi dell'articolo 187,2 lettera B del decreto legislativo 267 del 2000, per l'estinzione anticipata dei prestiti è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione. Analizzando l'avanzo di amministrazione risultante dal consuntivo 2014, che poi appunto è stato aggiornato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, che appunto è un'operazione che era appunto obbligatoria per l'avvio della nuova contabilità armonizzata, risulta presente una quota di avanzo disponibile non vincolato di poco più di 2.740.000 euro. Quindi ovviamente ci sono ampiamente le risorse per poter procedere all'estinzione di questo prestito in maniera anticipata, in quanto il rimborso prevede l'utilizzo di un ammontare di circa 300.000 euro. Dopo entrerò poi più nel merito e nel dettaglio di questo ammontare. Il Comune di Settimo Milanese ha un basso indice di indebitamento, quindi non abbiamo l'obbligo normativo di abbassare questo indice. La scelta però di effettuare questa operazione nasce dal fatto che, appunto, avendo ampiamente i margini per poterlo fare, si sono volute liberare risorse in parte corrente, quindi conseguendo un futuro risparmio di spesa sulla spesa corrente di circa 25.000 euro. Ogni anno dal 2016 al 2027, derivante appunto dalla cessazione dell'ammortamento. Quindi 25 mila euro annui dal 2016 al 2027, poco meno di 298 mila euro. Il Comune di Settimo Milanese ha in essere altri mutui rispetto a quello che appunto stiamo portando come proposta come estinzione anticipata. Perché abbiamo scelto questo e non in un altri? Per ottenere l'estinzione anticipata del mutuo bisogna comunque dimostrare alla Cassa Depositi e Prestiti che c'è una convenienza economica nell'operazione che si sta facendo. Quindi la discriminante consiste proprio nel fatto che mentre per questo mutuo, per il rimborso anticipato di questo mutuo c'è un indennizzo, una penale molto bassa, pari a poco più di 373 euro, per gli altri, a parte appunto quelli che scadono quest'anno e quindi ovviamente non sono stati presi in considerazione nemmeno quello che scade l'anno prossimo, sono caratterizzati da penali consistenti, uno 81.000 euro, uno poco più di 100.000 euro, uno poco più di 60.000 euro, 64.000 euro. Quindi il pagamento di penali così significative avrebbe ulteriormente peggiorato la spesa corrente, perché ovviamente queste penali vanno ovviamente coperte con entrate. Avendo fatto la scelta di compensare i minori trasferimenti erariali del 2015 proprio solo ed esclusivamente con i risparmi di spesa, una scelta di questo tipo, quindi un anticipo, un rimborso anticipato anche di questi altri mutui, sarebbe un po' andato in contrasto con questo obiettivo. Questo mutuo, che è a tasso variabile rispetto agli altri mutui che sono invece a tasso fisso, per questo mutuo rimane un importo di poco più di 24.600 euro che non è stato ancora erogato. Quindi al momento del riaccertamento straordinario dei residui questo importo era confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato. Ovviamente in caso di approvazione della presente delibera e quindi del rimborso anticipato, questo importo poi verrà detratto dall'avanzo di amministrazione vincolato. La domanda di estinzione va presentata entro il 30 novembre in modo tale da poter concludere poi tutte le procedure
entro il 31 dicembre del 2015. Quindi riassumo un po' i numeri di questo mutuo, ripeto, è un mutuo che è stato concesso pari a 497.374 euro, la scadenza di ammortamento è del 2027, è un mutuo a tasso variabile, nel 2015 l'ammontare degli interessi è stato poco più di 1.500 euro, il pagamento della rata annua è pari a 24.868 euro diviso in due tranche, più appunto gli interessi di cui dicevo prima. Il capitale da restituire è pari a 286.608 euro al netto dell'importo non erogato che ho specificato prima. L'estinzione quindi decorre a partire dal 1 gennaio del 2016 e per quanto concerne i capitoli del bilancio che vengono toccati, all'interno del titolo terzo, quello relativo ai rimborsi dei prestiti, il capitolo 65.450 aumenta di circa 274.200 euro, ovvero il debito residuo meno l'importo che appunto non è stato ancora erogato. Quindi questo totale verrà finanziato con avanzo di amministrazione. Invece il capitolo 37.710 della spesa corrente appunto aumenta di 373 euro, che è appunto l'indennizzo di cui parlavo e che viene finanziato con entrate correnti. E poi appunto vi è la diminuzione dell'avanzo di amministrazione vincolato per l'importo di capitale che appunto non è stato ancora erogato. Ci sono domande o interventi? Prego consigliere Procopio. Grazie Presidente, grazie Assessore per la relazione. Sì, semplicemente la delibera è molto semplice. Io penso, leggendo la delibera, che ci sia un errore, perché leggendo la casa oggi mi erano venuti dei dubbi e adesso ne ho ancora di più. A un certo punto dice, accertato che l'estinzione libererà risorse correnti corrispondenti alla rata annua di ammortamento, principalmente due rate annuali di rimborso capitale di euro 12.434 ciascuna. Io in italiano capisco che ci sono due rate su due anni, perché la rata annuale, se no sarebbe una rata semestrale, solo per due anni per l'appunto di 12.004. Però forse andrebbe un attimo riformulato il testo, perché così sembra tutt'altra cosa. Infatti leggendo la casa ho detto boh, e oggi ne ho avuto conferma di questo boh, perché non corrispondeva. Ma politicamente più che economicamente qui capisco la sua relazione, la tua relazione, però qui bisogna capire se nasce prima l'uovo o la gallina, no? Nel senso che se c'era l'obiettivo di estinguere il mutuo oppure se c'era la necessità di estinguere il mutuo visto l'avanzo. Sicuramente il secondo, perché ci siamo ritrovati un avanzo molto alto dovuto a motivi che ci siamo già detti mille volte, su cui non voglio ritornare, sta di fatto che alla fine della fiera, tra l'altro anche il titolo della delibera, per carità, il mutuo è di 497.374. Alla fine stiamo estinguendo però 274, non stiamo estinguendo 497, ragion per cui, permettimi la battuta, rispetto a quello che avevamo scritto sui vari blog, social, soldi buttati nel cestino, forse diciamo che i cestini sono due, uno da 274 e l'altro da 450 meno 274, sono stanco, non riesco a fare i conti. Quindi 180, quello che viene. E, per carità, qualcuno dice che a volte la toppa è peggio del buco, in questo caso no, nel senso che la toppa è meglio del buco, nel senso che una volta creato l'avanzo c'era e è stata trovata sicuramente, vista anche la penale, la soluzione migliore. Non voteremo sì a questa delibera, voteremo no, nonostante pensiamo che sia l'unica possibilità che era stata, che rimaneva residua per impiegare l'avanzo,
perché in qualche modo continuiamo a votare no rispetto a quel consuntivo di bilancio che secondo noi è stato sbagliato per una cifra troppo alta. Altri interventi? Solo una domanda di carattere tecnico all'assessore. Era possibile fare un'estinzione parziale o era obbligatorio farla totale? Grazie. Altri interventi o domande? Ora do la parola all'assessore che risponde, poi eventualmente vediamo un secondo giro se c'è qualcuno. Sì, è possibile un rimborso parziale del mutuo. Infatti abbiamo anche valutato questa possibilità, non solo per quanto riguarda questo mutuo, ma per tutti quanti gli altri mutui. Però in effetti, siccome comunque l'estinzione del mutuo comporta anche un impatto sul patto di stabilità, quindi nella valutazione di tutti i mutui, che è una valutazione che io ho chiesto nel settembre del 2014, perché quando appunto ho preso l'assessorato ho voluto poi prendere in considerazione un po' tutta la situazione e anche i mutui, sottolineando proprio il fatto che i mutui sono stati contratti in passato per realizzare determinate opere che poi per il patto di stabilità non sono state realizzate. Quindi ci siamo un po' proprio chiesti come amministrazione se valeva la pena continuare a pagare dei mutui che alla fine rimanevano lì, ma in realtà non servivano, proprio perché queste opere non venivano realizzate. Per un po' sono stati tenuti lì, proprio perché si pensava che il patto venisse sbloccato e via dicendo, però abbiamo appunto cercato di porci queste domande. Questo era per praticamente il pozzo dell'acquedotto della frazione di Vighignolo, che però è una gestione, la gestione del pozzo che poi era stato realizzato direttamente da Capolding nell'ambito delle opere di urbanizzazione del piano industriale Vighignolo Alfa Green, è passata poi direttamente a CAP nel 2010, quindi poi alla fine era veramente qualcosa che non aveva più senso di rimanere lì. Quindi per rispondere un po' alla sottolineatura del consigliere Procopio, erano informazioni che io ho chiesto nel settembre del 2014, quando non sapevo assolutamente il consuntivo del 2014, perché volevo avere una situazione chiara anche dei mutui. E poi abbiamo proceduto in quella direzione. E stiamo comunque valutando di continuare indipendentemente dagli avanzi di amministrazione, perché l'obiettivo è proprio quello di provare a portare avanti le operazioni che sono più convenienti per il comune. C'è comunque una richiesta da parte delle associazioni, dei comuni e di ANCI di rinegoziare le penali, che in effetti sono molto alte e quindi impediscono spesso e volentieri ai comuni di chiedere questi rimborsi anticipati, ai comuni di chiedere i rimborsi anticipati dei mutui. È stata di nuovo aperta il discorso della rinegoziazione dei mutui. Precedentemente noi come comune non abbiamo mai potuto, nelle due aperture che sono state fatte da quando io sono assessore, non abbiamo mai potuto partecipare, perché una delle condizioni era che i mutui fossero già stati oggetto di precedenti rinegoziazioni, cosa che per noi non era mai stata fatta, e quindi in automatico venivamo praticamente esclusi. Adesso so che si è aperta una terza possibilità e quindi la stiamo analizzando, ed eventualmente, se sarà conveniente, la coglieremo. Allora, non so se posso già terminare un po' gli appunti che sono stati fatti, o c'è qualcun altro che vuole fare delle domande. A questo punto, se ci sono altri interventi o domande, se no faccio concludere. Una semplice battuta rispetto a quello che ha appena detto l'assessore, ma io credo che l'avanzo che c'è ed è disponibile ed è tuttora disponibile, forse bisogna avere una visione, mi sento un po' renziano, mi vengono dei brividi, una visione con un po' più di speranza, con un po' più di ottimismo,
e magari pensare che questi soldi possano essere impiegati nell'eventuale sblocco o allentamento del patto di stabilità e quindi lasciati lì per quello, che non avere una visione magari un po' meno ottimista e pensare di iniziare a estinguere dei mutui magari con penale alta. Quindi capisco che tu abbia fatto questo lavoro all'inizio e l'hai fatto e ti si dà merito di aver valutato tutti i mutui all'inizio. Logicamente poi uno le informazioni le applica quando ne ha bisogno, però per il futuro penso che almeno una piccola scorta nella visione ottimista, se cambierà il verso del patto di stabilità, magari potranno essere utilizzati in maniera un po' più utile per i cittadini, perché poi alla fine hai detto che dal punto di vista degli interessi parliamo di 1.500 euro l'anno, quindi non proprio dal punto di vista della valutazione puramente di conto economico così impattante per il bilancio, tutto il resto è rimborso di capitale. Quindi capisco la valutazione fatta, capisco la necessità, noi insistiamo nel dire che questo è un ulteriore passaggio di un precedente errore e come tale lo consideriamo. Grazie. Altri interventi? Nessuno, quindi do la parola all'assessore per chiudere. Prego, assessore. Allora, l'avanzo era di 400.000 euro e nell'avanzo c'era anche il fondo di svalutazione crediti di 145.000 euro. Ne utilizziamo 270 per rimborsare un mutuo, quindi tutto sommato questo avanzo non mi sembra che sia stato buttato dalla finestra. Anche perché sottolineo di nuovo il fatto che gli avanzi, quando si creano, non vengono eliminati, perché possono essere utilizzati. È vero, non possono essere utilizzati per qualunque cosa, ci sono tutta una serie di specifiche che obbligano ad utilizzarli per determinate operazioni e non per tutto. Però ci sono anche, ad esempio, delle operazioni straordinarie di parte corrente, ci sono i debiti fuori bilancio, ci sono tutta una serie di cose. Poi sta alla capacità, ovviamente, dell'amministrazione di cogliere queste opportunità in modo tale che questi avanzi, ripeto, non vengano buttati dalla finestra, perché non vengono assolutamente buttati dalla finestra, ma vengono riutilizzati in un altro modo. Per quanto riguarda la visione di lungo, ripeto, abbiamo un avanzo disponibile non vincolato di 2.740.487,51 euro. Tolti questi 270.000 euro, sicuramente abbiamo i margini per poter sfruttare questa possibilità e poter quindi poter pensare a qualcosa che abbia un respiro ampio e sicuramente qualcosa di più concreto rispetto a una semplice a liberare risorse in parte corrente che comunque per i comuni in questo momento servono e sono sicuramente qualche anche piccoli polmoncini che consentono anche di sistemare piccole cose che spesso vengono fuori nelle predisposizioni dei bilanci. Concluso l'assessore, a questo punto dichiarazione di voto. Prego, consigliere Verga. Il gruppo Forza Italia voterà no a questo punto all'ordine del giorno. Avevamo già detto in fase di presentazione del bilancio preventivo che non eravamo d'accordo con l'estinzione di questo mutuo. Tuttora reputiamo che andare a distinguere un finanziamento che costa, se ricordo bene, Euribor più 0,16, 0,20 di spread, mi sembrava 0,100, ancora meno, sia abbastanza, tra virgolette, non abbia una convenienza finanziaria nell'immediato e vedendo questo anche in base a quello che ha detto l'assessore prima, che la nostra situazione di debito non è una situazione brutta, non è una situazione pessima, è una situazione molto sostenibile. Questo in funzione al fatto che due rate da 12.000 per un totale circa 25.000 euro non vanno a incidere, secondo noi, in maniera
pesante su quello che è il bilancio, e secondo noi 200 e rotti mila euro avrebbero potuto avere destinazioni diverse nell'ambito di dove è possibile utilizzare questo avanzo. Grazie. Ulteriori dichiarazioni? Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Sì, il Movimento 5 Stelle voterà no a questa delibera, come dettagliatamente espresso dal consigliere Procopio. Grazie. Nessuna dichiarazione di voto da parte, quindi pongo in votazione. Favorevole a questa delibera? Favorevoli, contrari 5, astenuti nessuno. Aspetto che finisce la verbalizzazione. Votiamo l'immediata eseguibilità di questa delibera. Favorevoli? 11 favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? 5. Proseguiamo con la delibera numero 4, che è alienazione patrimonio immobiliare pubblico, approvazione del regolamento comunale. Do la parola alla sindaca. Grazie Presidente. Questa sera portiamo in Consiglio Comunale il regolamento per l'alienazione del patrimonio. Come sappiamo tutti quanti, il piano delle alienazioni è un allegato al bilancio e quindi viene portato tutti gli anni all'attenzione del Consiglio Comunale, però diciamo che con questo regolamento andiamo incontro anche alla normativa, alle richieste della normativa, per cui adeguiamo la nostra macchina rispetto a quelle che sono le richieste o comunque le norme che ci sono state imposte. Perché riteniamo che comunque questo regolamento sia un regolamento importante? Perché al di là del fatto che il Consiglio Comunale è l'organo che definisce e che delibera sul piano delle alienazioni, è anche vero che le alienazioni sono di tipo differente, per cui questo regolamento entra nello specifico di ciascuna alienazione, di ciascun tipo di alienazione e chiama gli uffici a seguire al momento dell'alienazione le direttive che sono insite nel regolamento stesso. Il regolamento è un regolamento che analizza nei suoi articoli sia la parte della pubblicazione delle varie alienazioni, del come e di quali sono i canali che possono essere utilizzati, anche se il regolamento lo dichiara, non è in maniera esaustiva, quelli che sono i canali istituzionali e meno istituzionali per la pubblicazione delle varie aste, dei vari bandi, quelli che sono anche i limiti e i luoghi dove sarà meglio pubblicare piuttosto che no, a seconda del valore dell'immobile alienato. Entriamo nel merito di tutte quelle modalità che possono essere perseguite da un piano di alienazioni. Quello che parliamo dei bandi, delle aste pubbliche, abbiamo parlato adesso ci arrivo. Sì, abbiamo inserito anche tutta la questione legata alle permute.
e abbiamo analizzato tutto quello che riguarda la trattativa privata. Abbiamo concordato nella commissione che si è tenuta venerdì di inserire, e oggi è stato mandato testo a tutti i consiglieri, di inserire l'esclusione dalle trattative dirette senza gara, dove quindi non è prevista una gara, gli amministratori dell'attuale legislatura e della legislatura precedente. Questo perché? Perché il piano delle alienazioni può essere un piano a cavallo tra le diverse legislature, e quando non c'è un procedimento pubblico, effettivamente chi governa chi ha un ruolo all'interno dell'amministrazione effettivamente ha un canale privilegiato. Per cui, da questo punto di vista, se nelle gare pubbliche riteniamo che siamo tutti cittadini e quindi siamo tutti portati a presentare la stessa documentazione, è vero che nella trattativa privata questo passaggio verrebbe a mancare. E da un punto di vista proprio di onestà intellettuale, abbiamo condiviso in commissione l'inserimento di questa esclusione da parte degli organi istituzionali di governo della trattativa. Nel regolamento parliamo anche degli eventuali ribassi che possono essere applicati nel momento in cui la gara vada deserta una prima, una seconda volta, fino ad arrivare poi alla trattativa alla terza volta. Ci sembrava, al di là di quello che ci dice la norma, è importante, dal nostro punto di vista è importante che i criteri, il regolamento che regolerà i criteri legati alle alienazioni sia un documento condiviso dal consiglio comunale. Non ci siamo ovviamente inventati l'acqua calda, nel senso che da questo punto di vista stiamo rispondendo a una normativa e abbiamo anche provato a confrontare diversi regolamenti dei comuni più o meno a noi vicini. Quindi da questo punto di vista non è una novità assoluta. Per il Comune di Settimo è una novità perché non ha mai avuto un regolamento per le alienazioni, ma tendenzialmente la ricerca che è stata fatta e lo studio che è stato fatto anche da parte degli uffici e che ha portato poi alla stesura del regolamento che è stato visto in commissione venerdì scorso, insomma, ecco, da questo punto di vista davvero ci dà uno strumento in più. Il Consiglio Comunale delibera insieme al bilancio, alla presentazione del bilancio preventivo, il piano delle alienazioni. Questo regolamento ci rende consapevoli di quelle che sono le procedure e quelle che sono le possibilità che sono legate all'alienazione di un bene di proprietà del comune. Interventi, domande? Prego, consigliere. Non è un intervento, ma due considerazioni. La prima riguarda la giunta fatta con queste email che, ahimè, per chi ha il telefonino non legge i PDF, quindi ho dovuto prenderla stasera. Chiedo scusa per non essere stato presente alla commissione, ma non ce l'ho proprio fatta. Però io ritengo che quella giunta possa essere fatta mediante un emendamento, nel senso che i documenti depositati 5 giorni prima erano diversi e tali devono rimanere, per carità. Poi sono favorevole a quella giunta, anzi, avrei da specificare ulteriormente, però formalmente io chiedo che vengano aggiunti con un emendamento che poi noi avremmo intenzione di proporre una miglioria dal nostro punto di vista, poi per qualcuno può anche non esserlo. Quindi chiedo questa cosa qui. In secondo luogo, io penso che, visto che all'articolo 22 si parla di segretario generale che può diventare rogante del contratto e siccome si prevede, come stabilito allegato D della legge 604-62, si prevedono dei diritti, io penso che ci sia del conflitto di interesse con la presenza del segretario durante questa delibera, però mi rimetto al presidente del consiglio riguardo a questo. Quindi dal punto di vista formale chiedo che sia un emendamento ed valutare
l'eventuale conflitto di interessi della presenza del segretario, visto che c'è un punto che prevede questa cosa qui. Poi magari un punto normale, mi mancano dei pezzi nella legge, me lo spiegherete meglio voi, però così a naso, visto che stiamo stabilendo anche dei paletti precisi, chiedo queste due cose. Grazie. Sospendo un secondo per confrontarmi col segretario e